digitale, Rothschild protestò contro Twitter. La monarchia di luglio non era altro che una società per azioni, per lo sfruttamento della ricchezza nazionale francese, di tutti, dei capitalisti produttori e dei proletari, per i quali c'erano contraddizioni, ma che erano tutti in quel momento nella stessa banca sotto il governo della superstizione. E ancora, la fantasia popolare si ribellava, Parigi era inondata di ribelli, la dinastia Rothschild, gli ebrei re dell'epoca, in cui il dominio dell'aristocrazia finanziaria veniva denunciato e bollato con maggiore vigore e spirito. Questo era il Marx giovane delle lotte di classe del 48. Non ho insistito su Marx qui per convincervi, non è questo il discorso, ma per aprire soltanto una finestra di trasversalità e di discorso sui contenuti e non sull'etichetta a proposito di questa cruciale questione che stiamo vivendo oggi, che ci riporta appunto alla memoria la questione di Auriti. Il secondo tema che voglio toccare, ma ci saranno altre occasioni, perché io avrei intenzione, e lo dico fin d'ora, per esempio, già di organizzare una conferenza dal titolo possibile, ma è proprio vero che tutti i politici sono servi dei banchieri o camerieri dei banchieri, chiamando qui tutti i politici, chiamando il dibattito pubblico, separato, senza litigi, la destra prima, la sinistra poi, non c'è bisogno, di modo che il pubblico si renda conto. Quindi avremo altre occasioni. Comunque qui volevo accennare a un altro problema che proietta, come dire, la positività e le potenzialità della teoria di Auriti a livello internazionale, ed è la questione dell'Islam, ne ho accennato anche in piazza. Qui volevo citare amichevolmente un episodio del convegno di Pescara organizzato dal bravissimo Gianluca Monaco, nel senso che a un certo punto, diciamo a fianco, ai margini del convegno, c'erano delle bancarelle che vendevano libri e ho notato, non con stupore perché ormai non mi stupisco di nulla, che c'erano dei libri, se ricordo bene, o di Oriana Fallaci o di quei dintorni. Allora io esprimo con molta pacatezza quello che è il mio pensiero. Primo, io credo che sia necessario distinguere fra, per esempio, l'Islam in casa e l'Islam fuori casa, nel senso che ovviamente è legittima una resistenza dell'identità nazionale, delle identità cattoliche, delle diverse identità del nostro paese rispetto a rischi non di mescolamento normale, perché purtroppo il problema dell'immigrazione, che è stato un impatto violento nel brevissimo arco di anni, per cui l'integrazione non è stata resa possibile. Quindi questo problema esiste, per meglio, sempre parlato in tutti i convegni, dibattiti, lezioni del master, anche nelle lezioni del mio corso, il problema del controllo dell'immigrazione, compresa ovviamente l'immigrazione islamica. Nello stesso tempo, ad esempio, riconosco che i musulmani in Italia hanno ormai diritto, la frittata è stata fatta, ad avere i loro luoghi di culto. Ovviamente si potrà distinguere fra le dimensioni, le moschee, l'allocazione, eccetera. Però poi c'è l'Islam fuori casa, e l'Islam fuori casa innanzitutto va rispettato, e non si capisce perché noi dobbiamo andare a far guerre alla Libia, peraltro un Islam molto laico, o in Afghanistan, o prima ancora in Iraq, di nuovo Islam molto laico, a vantaggio di chi? A vantaggio non certo dell'Islam, non certo del nostro paese, vedi l'esito disastroso della guerra di Libia, ma a vantaggio di chi teorizza da sempre, dagli Stati Uniti e da Israele, lo scontro di civiltà, i neocons, sono tutti signori che vogliono il sangue degli islamici e dei cristiani, perché così loro possono portare avanti i loro disegni. Ma non c'è solo